Le foto di Luiz Caico Hamilton arrivano a Caltanissetta, su iniziativa di Calogero Messana di Monte d'Oro. Foto inedite e non solo, degli anni, dei primi del Novecento. Perfetto, sì. In realtà le foto che conosciamo iniziano già prima del Novecento, circa 1895, scattata a Bordighera. La signora, conoscevamo questa vicenda anche fotografica attraverso 128 scatti pubblicati nel libro che vedete indicato lì, Sicilian Ways and Days, poi tradotto anche in italiano per la lussografica nell'85. Come arriva a Caltanissetta o nei dintorni? Allora, la signora Hamilton è un cognome di origine irlandese. Il padre si trasferisce in Francia, si sposa a Nizza, dove nasce anche la figlia Luisa Caico, divenuta Caico dopo il matrimonio. Ovviamente va a studiare a Firenze per avere anche una cultura classica, quindi conosceva già l'inglese, conosceva il francese, voleva conoscere anche l'italiano. A Firenze incontra il Rampollo, l'ultimo della famiglia Caico di Monte d'Oro, grossi proprietari terrieri, minerari, benestanti, che mandano i figli a studiare a Firenze. Che tecnica utilizzava in queste foto? Nel suo laboratorio fotografico che descrive nel libro, per contatto direttamente, non c'erano ingrandimenti, quindi il formato è tipo pare 8,5 x 8,5, quindi sono stampe dirette. Quelle esposte oggi qua sono degli ingrandimenti A4 per comodità di esposizione. Cosa emerge da queste foto? La signora, da estranea all'ambiente montedorese, si meraviglia di tutto. Incomincia già quando arriva alla stazione di Serra di Falco, c'è una famosissima foto della stazione della carrozza che porta la famiglia a Monte d'Oro, 2 ore di strada su terra battuta, insomma, per arrivare fino in paese. Come è cambiato questo centro da quegli anni ad oggi? Certamente è cambiato, ma nell'insieme, tranne la nuova zona di espansione moderna, la parte vecchia è rimasta praticamente uguale. Abbiamo la struttura del paese identica, la grande piazza che lei descrive tantissimo, di cui era innamorata, perché c'è una grande piazza a Monte d'Oro. I locali, e quello che è cambiato ovviamente sono le persone, i costumi.